a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il video per quanto riguarda la collezione di Natale o collezione natalizia, come la volete chiamare, di Kiko. Ebbene sì, sono stata alle porte di Catania e sono andata a vedere cosa proponeva Kiko. Mi scuso con voi, ma sono arrivata in ritardo per questa collezione soltanto perché sono stata male. Infatti sono reduce di una bellissima influenza che mi ha colpito direttamente senza uscire di casa. Questa influenza ha bussato alla mia porta, io gentilmente, come sono fatta io di carattere, ho aperto e l'ho accolta amorevolmente. È rimasta con me una settimana, poi gli ho detto di andare di andare via. Allora, vi dico che ho preso pochissimi pezzi. Perché ho preso pochissimi pezzi? E vi dico anche la motivazione. Allora, in primis c'era un bel po' di skincare per quanto riguarda questa collezione che si chiama Holiday Fable, e io ho preso tre pezzi per quanto riguarda la skincare, che poi non è che dice proprio tutta skincare. Comunque, vi dico su per giù quello che ho preso e quello che non ho voluto prendere. Allora, ho preso il gel viso, che è questa qui. Queste sono i pack, vi faccio vedere i pack della collezione. È sul dorato e il rosso proprio natalizio. Devo dire che mi piace come pack in particolare. Allora, io ho preso il gel, che vi dico anche cos'è. È un gel viso fresco. Fresca e leggera con acido ialuronico per un'idratazione istantanea arricchito con micro perle dorate per una pelle radiosa. Io l'ho preso proprio per questo motivo, perché mi piaceva, l'ho toccato ovviamente lì nel negozio. Questo non lo apro perché ho altri prodotti da utilizzare. Questo è un gel proprio adatto diciamo, al tipo di pelle che ho io, quindi secca, perché ha l'acido ialuronico, quindi aiuta tantissimo a noi con una pelle secca e abbastanza matura. Quindi ho preso questo. Poi il secondo prodotto che vi faccio vedere è un 2 in 1 ed è il siero più primer. Questo è di 28 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Anche questo non lo apro perché sinceramente ho aperto quello della scorsa collezione, quindi non posso aprirlo, ne ho tantissimi aperti. Questa è la confezione, cioè è una sciccheria, proprio una cosa bellissima, mi piace tantissimo. E vi leggo che cos'è. Questo è un siero e primer viso leggero con proprietà idratanti per una pelle naturalmente luminosa. È una facile applicazione del make-up profumato alla rosa. Comunque è bellissimo sia come pack che come profumazione, perché l'ho sentito là al negozio e mi piace tantissimo. Quindi questo ovviamente lo metterò in uso appena finisco l'altro che avevo aperto. Poi, oltre il siero e il primer, ho preso anche il fondotinta, cosa che non avevo preso nella scorsa collezione perché sinceramente non mi è piaciuto, soprattutto perché aveva pochissime colorazioni. Qui ne ha di più, diciamo, forse quelle erano 5, queste sono 7, però ha anche una colorazione scura, cosa che non avevo visto nella scorsa collezione di Kiko. Questo si chiama 24 ore Immortal No Transfer Foundation, è 30 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Questa l'ho presa perché ho visto delle recensioni prima di prenderlo. La bottiglietta è sempre uguale all'altra e questo dice che è un fondotinta a lunga durata, 24 ore, poi chi tiene il fondotinta 24 ore, ma comunque. No transfer ed è resistente all'acqua. Formula a base di gel leggera e facile da applicare, ideale per l'uso su viso e corpo. Quindi io l'ho preso proprio perché alcuni l'hanno, diciamo, associato al Face and Body di MAC. Essendo che il Face and Body io mi trovo bene perché è abbastanza liquido ed è adatto alla mia pelle, visto che ho una pelle secca, tendenzialmente al secco, ho deciso di prenderlo. Infatti c'è scritto Face and Body proprio come quello di MAC. Comunque io l'ho preso proprio per testarlo e vedere se mi trovo bene con questa colorazione, con questo fondotinta, anche se in edizione limitata. Ho preso la 01, questa volta non mi freghi, io preferisco prendere una colorazione più chiara, che ogni volta prendo dei prodotti scuri e
non li posso nemmeno utilizzare. Questo lo utilizzerò quando vi farò la prova sia del face and body di MAC con associato questo, e soprattutto perché devo smaltire alcuni fondotinta. Capitemi perché non li apro tutte le cose che ho comprato, ma vi ho spiegato il motivo, perché ne ho troppi aperti e non vorrei che vanno, diciamo, a male come mangiare. Poi, oltre a questi prodotti, c'erano pure le ciprie. Ho visto varie ciprie e sinceramente mi sembravano uguali, identiche, spiccicate alla collezione di Natale dell'anno scorso. Anche questa collezione mi sembra molto, cioè, mi sembra di vedere la collezione dell'anno scorso di Natale. Comunque, io non ho preso la cipria perché... No, non è questa la cipria, è questa la cipria. La cipria è questa. Non ho preso la cipria perché ancora questa io ce l'ho intatta, quindi l'ho soltanto swatchata quel giorno quando ho fatto il video e poi non l'ho utilizzata più perché avevo altre ciprie da utilizzare. Comunque io ho testato la consistenza dell'altra cipria ed è uguale a questa, quindi mi è sembrato un po' inutile acquistarla visto che è quella proprio dell'anno scorso, proprio per quanto riguarda il Natale. Perdonatemi, ma è la stessa identica cipria, quindi mi sembrava una spesa inutile farla. Poi, per quanto riguarda i blush, sono usciti con tre blush, tre colorazioni di blush, ed è lo stesso identico di quello dell'anno scorso, l'unico che mi piaceva. E quindi, siccome avevo fatto anche la foto del blush, e la commessa aveva anche quello dell'anno scorso, quindi le ho fatti, diciamo, ho fatto lo swatch ed è proprio una piccola modifica, cioè una cosa leggera leggera come differenza, ma è uguale, quindi mi è sembrato anche inutile acquistarlo perché ce l'ho ancora qui e quindi mi sembrava anche inutile e quindi anche questo non l'ho preso. Poi c'erano degli ombretti singoli, non mi interessavano perché avevo preso quelli della, ve li faccio vedere perché ce l'ho qua, della collezione Charming Escape, questa qui, quindi ne avevo già presi 4 e sinceramente le ombretti singole sì, li utilizzo, ma non come le palettine. Le palettine non le ho prese nemmeno, sempre per il fatto perché ho altre palettine, ho preso anche quelle della Cecilia Notes, quindi mi sembrava inutile prendere altre palettine. Poi cosa c'era? Mascara, non ne ho tantissime, ho un bel po' di mascara per quanto riguarda Essence e altre, quindi non l'ho presi. Poi c'erano dei matitoni 2, quelli non li ho presi perché ne ho tantissimi. Poi cosa c'era? C'erano i matitoni, quelli grossi, dove c'era illuminante blush, non l'ho presi nemmeno. Poi c'erano, per quanto riguarda i rossetti, c'erano quelli con la brillantina, quelli glitterati, e sinceramente non mi sono piaciuti, li ho swatchati, non mi piaceva il colore. Poi c'erano i rossetti in stilo, quelli piccolini piccolini, quelli fini 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 fini, e i colori sinceramente non mi dicevano niente di che. E poi c'erano questi che sono il Matte Lip Mousse, che sono in mousse, ed ho sentito che sono anche no transfer. Alcuni li hanno utilizzati e non si trasferiscono nella mascherina. Io ho preso una colorazione che di norma non prendo, ho preso la 04, è un colore molto particolare. Si trovano in questo, diciamo, pack così. E vi faccio lo swatch. Vedete bene che non è un colore che mi avete visto. Dovrebbe essere il colore della Lizzy, che dovrebbe essere un marsala. Non lo so, ditemi voi se è la colorazione marsala questo. Lo volevo provare perché di solito non acquisto questo tipo di colorazione e quindi l'ho voluta provare. Non ho preso altro per quanto riguarda questa collezione perché, vi ripeto, sinceramente mi è sembrata uguale, la stessa identica a quella dell'anno scorso di Natale, quindi non l'ho voluta prendere. Ho preso altri tre prodotti perché erano quelli che mi interessavano di più proprio della collezione in generale. Ho preso due prodotti per quanto riguarda la Precision Rituals perché mi è piaciuta tantissimo. Ho preso un altro matitone, sempre dove c'è il primer e dove c'è l'ombretto, ed ho preso lo 02 che è più tipo sul dorato e questo l'ho voluto prendere per fare tipo i punti luci, capite luci? Qua il punto luce proprio all'inizio dell'occhio e il colore è questo qui. Ed è molto molto carino ed è adatto proprio per fare i punti luce. Poi l'altro prodotto che ho preso è il blush.
Questa è la collezione che mi è piaciuta tantissimo, proprio il pack e tutto, ma ero indecisa nel prendere questo blush, è il primo che avevo preso, il numero uno già l'avevo preso, quindi ho preso il numero due, dove c'è il Mauve, ovviamente Malva. Questo è il pack, ma già l'avete visto perché in caso vi lascerò il video sia per quanto riguarda gli acquisti di Kiko per questa collezione e sia il video dove abbiamo fatto la full face proprio con quei prodotti. A me piace tantissimo e la colorazione è questa. Io ho visto anche l'altra, era troppo fucsia e questa era quella che mi piaceva di più. Vi faccio lo swatch dei due prodotti, che sono questi, e ve li faccio anche qui. Erano quelli che mi piacevano di più, sinceramente, ed erano quelli che io volevo in assoluto e quindi li ho presi. Poi l'ultimo prodotto che vi faccio vedere è un'altra Lasting Matte Veil, un'altra tinta labbra di queste qui matte, perché io avevo preso la scorsa volta il numero 5 e questa volta ho preso il numero 4. Mi sono piaciuta e l'avevo già provato, mi è piaciuta molto e quindi l'ho voluta prendere e ve la faccio vedere anche questa. Questo ovviamente è più malva del rossetto che ho preso ed è questo qua, molto molto bello, ed è lo 04. Vi faccio vedere la 05 perché ce l'ho qui sul tavolo, sempre questa, ed è leggermente più rosa. A me questi colori piacciono tantissimo, lo sapete, io metto anche una matita leggermente più scura e poi faccio il contorno con la matita più scura e poi metto questa all'interno. E questo è lo 05, quindi 4 e 5. Sono molto molto belli come tinte labbra, durano tantissimo e mi piace proprio l'effetto che mi dà sulle labbra, mi piace tantissimo. Che dire, l'ultimo pezzo che ho preso, che era quello che desideravo di più in assoluto, era sempre della collezione di Natale ed è lo spray. Allora, questo dice che è uno spray viso multiazione da usare come base per idratare, rinfrescare e fissare il make-up. Profumato alla lavanda, modo d'uso, agitare, eccetera, eccetera. Ed è questo qui, cioè, guardate qua che finezza, c'è cioè, una cosa bellissima. A me piace tanto, aspettate che vi faccio vedere i petali che ci sono all'interno. Ed è bellissimo, c'è cioè, una finezza, una cosa incredibile, molto molto bello. Questa è tutta la collezione che ho preso. Questo non l'ho sentita la profumazione, ma già di qua si sente la lavanda, molto molto bella. Quindi, riassumo quello che vi ho fatto vedere, ho preso due prodotti della collezione Precision Rituals, ho preso una tinta labbra e poi della nuova collezione per quanto riguarda Holiday Fable ho preso 4-5 prodotti, tra cui la maggior parte dei prodotti per quanto riguarda il viso e uno soltanto per quanto riguarda le labbra. Ditemi anche voi se avete comprato questi prodotti, se li avete utilizzati e come vi trovate, e ditemi anche voi se avete notato qualcosa di particolare per quanto riguarda la collezione di Kiko, nel senso che mi sembra molto simile a quella dell'anno scorso, sempre per quanto riguarda il Natale. E sinceramente mi sembra una spesa inutile comprare le stesse cose, ma soltanto con il pack diverso. Io l'ho vista sinceramente una ripetizione per quanto riguarda la collezione dell'anno scorso, proprio ve lo dico sincero, mi sembra proprio una ripetizione. Quindi mi sembrava inutile acquistarlo perché c'erano anche gli illuminanti che vi faccio vedere ed erano le stesse colorazioni, cioè l'illuminante, le stesse, proprio le stesse. Io come illuminante avevo preso tutte e due le colorazioni perché uno l'avevo preso a prezzo pieno e l'altro l'avevo preso scontato. Cioè, mi sembrano una ripetizione, quindi mi sembrava inutile. Io queste cose le ho acquistate perché quando fu della collezione Precisio mi avevo fatto il buono perché ci sono stata sia io che la mia migliore amica, quindi abbiamo fatto degli scontrini diversi con l'aiuto ovviamente della commessa e automaticamente mi ha fatto dei buoni e io ho utilizzato questi buoni con l'acquisto dei prodotti di oggi. Questo è tutto per quanto riguarda la collezione di Kiko. Ditemi cosa ne pensate, io sono molto curiosa di sapere il vostro parere per quanto riguarda questa collezione e ditemi se vi sono piaciuti i miei acquisti.
Ovviamente, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!